Nel 2023 l'universo indie continuerà a rappresentare un pilastro dell'offerta videoludica, proponendo un ventaglio di titoli forse ancora più ampio di quello del 2022, vista la quantità di progetti annunciati. Una panoramica dei più importanti titoli indipendenti la nostra, che non può che partire da Hollow Knight Silksong. Dopo l'enorme successo del prequel, la nuova creatura del Team Cherry resta uno dei prodotti più attesi in assoluto da una grande quantità di giocatori, a prescindere dalla categoria indie. Si tratta del seguito di uno dei migliori Metroidvania di sempre, che promette di partire dalla fantastica base gettata dal primo capitolo per poi alzare l'asticella ancora di più. Gli sviluppatori non sono molto propensi a diffondere materiali e informazioni, serbando le sorprese per la versione definitiva. Così non ci resta che aspettare e sperare che Silksong arrivi davvero nel corso del 2023. Replaced è uno degli indie più belli da vedere tra quelli che sfruttano il 2D, servendosi di stili classici uniti a nuove reinterpretazioni. Il recente trailer pubblicato in occasione dei The Game Awards 2022 è uno spettacolo di pixel con una cura per animazioni, luci, fotografia e messa in scena che lascia a bocca aperta. Sarà ovviamente necessario valutare il gameplay di questo action adventure in due dimensioni a sfondo cyberpunk, ma per il momento quanto mostrato basta già a renderlo uno dei titoli più spettacolari in arrivo nel 2023. L'ambientazione è accattivante e la struttura particolare sembra voler proporre un'esperienza ricca di colpi di scena, considerata la varietà di situazioni offerte tra azione, avventura, platform e scontri anche piuttosto elaborati. Planet of Lana viene definita un'odissea extraterrestre dai suoi stessi sviluppatori. Lo stile grafico rimanda ai film di Hayao Miyazaki, specie per quanto riguarda i colori intensi del pianeta in cui si svolge l'avventura, tra cieli azzurri, vegetazione rigogliosa e strani esseri con cui interagire. Il titolo si presenta come un action platform con enigmi da risolvere e scontri con i boss in una struttura che sembra molto vicina alle produzioni di Playdead. La storia racconta le gesta di un ragazzo che intraprende un'avventura con l'obiettivo di riportare equilibrio tra umani, natura e animali in un pianeta un tempo dominato da pace e prosperità e ora dilaniato dall'invasione di un esercito misterioso. Sul fronte dei Metroidvania, tra i nomi da tenere d'occhio c'è anche The Last Case of Benedict Fox. L'esclusiva Xbox e PC in arrivo direttamente su Game Pass si presenta come un gioco stiloso e interessante che recupera le atmosfere rese celebri dallo scrittore Lovecraft per mettere in scena un'avventura dalle venature horror. Ambientato tra gli anni 20 e 30 tra architetture vittoriane e musica jazz, il titolo ci mette nei panni dell'investigatore Benedict Fox, impegnato a risolvere il caso della morte del proprio padre. Da qui parte un incredibile viaggio tra il mondo dei vivi e una dimensione parallela fatta di spiriti e creature oscure in un autentico Metroidvania incentrato sull'esplorazione, sullo sblocco di abilità e su combattimenti piuttosto sviluppati, senza dimenticare un comparto narrativo che sembra piuttosto solido. Non si è visto moltissimo di The Plucky Squire, ma l'idea di partenza è davvero intrigante, con il trailer di presentazione che ha lasciato intravedere degli scorci eccezionali. Pennino e i suoi amici sono personaggi delle fiabe che vivono all'interno di un libro illustrato e che a un certo punto si accorgono che c'è un mondo tridimensionale al di fuori delle pagine in 2D. Bandito improvvisamente dal suo libro, il protagonista si ritrova a dover esplorare vari mondi passando dalle tre alle due dimensioni, facendosi strada tra combattimenti, ostacoli e sfide sulle pagine illustrate e nel mondo reale. Resta da vedere come il team All Possible Futures riuscirà a far combaciare una splendida direzione artistica con una buona struttura di gioco, ma quanto visto finora basta a farci ben sperare. Oxenfree 2 Lost Signals promette un'altra dose di misteri e atmosfere crepuscolari attraverso un'evoluzione della formula sperimentata dal primo capitolo. 5 anni dopo gli eventi raccontati nel prequel, a Edwards Island tornano a verificarsi strani fenomeni che sembrano collegati a misteriose frequenze radio. La nuova creatura di Night School Studio promette una nuova storia inquietante e piena di fascino, ancora una volta fra atmosfere da teen horror e film d'avventura anni 80. La narrazione e i brillanti dialoghi tra i personaggi saranno senza dubbio il punto di forza della produzione e tra scelte da intraprendere ed enigmi da risolvere attraverso il sistema delle frequenze, non vediamo l'ora di tornare a indagare nei meandri dell'isola. Lo sviluppo di Witchfire si sta allungando a dismisura e il sospetto è che il team di The Astronauts voglia forse aggiungere troppe caratteristiche al gioco. Siamo al cospetto di uno sparatutto in prima persona all'apparenza piuttosto classico come struttura, ma dotato di una particolare identità fornita dall'ambientazione fantasy medievaleggiante e dalla presenza della magia come elemento portante. Come in Painkiller, il gameplay è una festa di attacchi con armi da fuoco, da mischia e magie pagane assortite usate per dare la caccia a streghe e altre creature oscure.
Da The Vanishing of Ethan Carter, il titolo precedente del team, deriva invece l'impressionante qualità grafica, che anche in questo caso sfrutta la fotogrammetria per ricostruire ambientazioni fantastiche ma molto accurate. Forse non sarà il nome più altisonante della prossima annata indie, ma Skate Story è sicuramente uno dei più affascinanti, almeno da quanto abbiamo visto finora. Il trailer è davvero uno spettacolo da ammirare in loop, grazie a una caratterizzazione estetica unica e una colonna sonora che promette grandi cose. Si tratta di un gioco di skateboard demoniaco che sembra puntare molto sullo stile grafico e sull'accompagnamento musicale, tanto da apparire quasi come un mix tra simulazione e rhythm game. Il protagonista è un demone condannato ad andare in skateboard fino alla luna per raggiungere la redenzione attraverso varie ambientazioni, eseguendo trick e oltrepassando ostacoli. I giochi di ruolo di stampo classico non se ne sono mai andati veramente, ma c'è da dire che al giorno d'oggi bisogna spesso rivolgersi alla scena indie per trovare qualcosa di profondo, impegnativo e stimolante. Broken Roads sembra proprio rientrare in questa categoria, caratterizzato da un'inquadratura e da una struttura che rimandano ai classici di Black Isle e BioWare. In maniera simile a quanto fatto da Disco Elysium, la nuova fatica di Drop Bear Bytes sembra riuscire a proporre un'esperienza difficile da trovare tra le maxi produzioni odierne grazie a un ritmo più riflessivo, a una grande quantità di testo di ottimo livello, alla possibilità di influire attivamente sulla narrazione attraverso scelte con caratteristiche morali e ai combattimenti strategici. Il 2023 deve essere per forza l'anno di Little Devil Inside, visto il tempo che è trascorso dal suo annuncio. Purtroppo, al di là dell'innegabile fascino di grafica e atmosfere, non è facile distinguere qualcosa di concreto sul gioco di Neon Stream Interactive, ma continuiamo a riporre fiducia nel team. Annunciata addirittura nel lontano 2015, si tratta di un'avventura con elementi survival e ruolistici. Un mix bizzarro, ma che sembra potersi fregiare di una direzione artistica davvero superlativa. A parte i titoli di maggiore rilievo, il 2023 porterà con sé anche la probabile uscita di altre produzioni molto interessanti. Tra queste spicca senz'altro Flintlock: The Siege of Dawn, action in terza persona con elementi open world ambientato in uno strano mondo tra fantascienza e mitologie classiche. Gambrella è invece un platform in 2D con una particolare ambientazione noir e grafica in pixel, mentre Sea of Stars di Sabotage Studio sarà un gioco di ruolo di stampo classico tra puzzle e combattimenti a turni. Da tenere d'occhio è senza dubbio anche Kerbal Space Program 2, che dopo il grande successo del predecessore si presenta come la sua naturale evoluzione. Con Snufkin Melody of Moomin Valley potremo vivere una strana e affascinante avventura musicale ispirata ai lavori di Tove Jansson e caratterizzata dalle note dei Sigur Rós. Sviluppato da Team Reptile e considerato l'erede spirituale di Jet Set Radio, Bomb Rush Cyberpunk è uno stiloso action su rotelle, mentre Nine Souls è un platform in due dimensioni disegnato a mano ispirato alla mitologia orientale. Se avete amato lo stile e la meccanica di Hyper Light Drifter, Hyper Light Breaker è un action che traduce tutto in un contesto 3D. Dredge è invece un'avventura basata su navigazione e pesca tra fascino e timore dell'ignoto. Blasphemous 2 è un gioco di ruolo con elementi Metroidvania che prosegue con la struttura e lo stile proposti dal primo episodio. Chiude la nostra lista Mina the Hollower, action-adventure cartunesco che arriva dagli autori di Shovel Knight. E voi, quali sono i titoli indie che aspettate di più? Ditaci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su sito, social e ovviamente qui su YouTube. Ecco alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!